Ma sì, sensazioni direi positive, devo dirti, trovato dei ragazzi disponibili nell'affrontare questo momento per loro un po' particolare, no? Non si vince da un po' di partite, però li ho trovati abbastanza carichi in questi giorni e partecipi, stanno partecipando tutti, dai più piccoli ai più grandi. E sono convinto che secondo me ne usciranno fuori, perché è una squadra che secondo me ha qualità, io gliel'ho detto, gliel'ho ripetuto, non è che è arrivato il mago, io ho detto solo che ho visto in due allenamenti che c'è molta qualità. Bisogna un attimino un po' fare delle scelte pure nelle giocate, magari ci sta paura, c'è paura perché non si fa risultato, però gli sto dando tranquillità, gli sto dando tranquillità. Poi per quanto riguarda la piazza, questa è una piazza importante, una piazza che io ci sono stato vicino pure ai tempi della Serie C, si vociferava, ho avuto qualche colloquio in passato, però poi non si è fatto più niente. Però era una piazza che io ambivo da un po' di anni. Questo è uno sport che devi vincere, no? Poi nel calcio lo sai, si vince, si perde, si pareggia. Loro da un po' di partite che non vincono, secondo me è pure quello un po' l'ansia, no? Di sbagliare. Ho visto delle immagini pure della partita di domenica, molto sfortunata, il colpo di testa alla fine. Se ne esce lavorando, se ne esce lavorando, capendo che un momento così, fare una corsa in più per il compagno. Non litigare solo, chi la vuole corta, chi la vuole lunga, bisogna, ecco, quello che gli ho un po' spiegato, che magari pure nel mio passato da calciatore ho attraversato pure io insieme alla mia squadra e magari cerchi di dargli quei suggerimenti. Però ti devo dire, io sono pienamente soddisfatto di questi 2 giorni che mi hanno dato veramente, mi stanno dando veramente tutto. E spero veramente che, ma per loro, non per me, per loro che veramente riescono a uscire da questa situazione e vincere qualche partita, perché poi allenarti con una vittoria sicuramente è diverso dal momento che stanno attraversando. Quella è la base principale, io gliel'ho detto già, se vedo una squadra che non è cattiva, che non. A me piace giocare da dietro, piace fare la manovra, gli ho fatto vedere un po' quello che vorrei, però poi ci vuole la fame, ci vuole il cuore, ci vogliono gli attributi, la palla a metà la devi prendere, devi combattere, sui calci d'angolo devi marcare, ci vogliono queste cose qua. Se non ce l'hai, le devi andare a cercare, altrimenti io penso che questo sport lo puoi fare, perché sì, c'è il giocatore tecnico, però io pure dal giocatore tecnico tipo Castellano, Forgione, magari Forgione ce l'ha un po' di più, Castellano è molto più bravo al giocare, però ci vuole più tigna in fase di non possesso, devi saper soffrire. Gliel'ho spiegate le cose, l'ho visti attenti. Poi è normale, arrivi qua, nuovo allenatore, non è che puoi entrare a gamba tesa. Per adesso non sono entrato a gamba tesa, ma loro lo sanno che io ho visto che c'è collaborazione, ma se mi accorgo che non c'è collaborazione, io in 10 partite voglio far bene, perché è un'occasione importante per me. Ma come ti ripeto, sono molto fiducioso. Io li ho visti un po', qualche partita l'ho vista. Questa è una squadra che no, adesso è andato via Mister Cornacchia, una squadra che prova a giocare, una squadra che gioca bene, tecnicamente è una squadra valida. Bisogna stare attenti, come dicevo prima, cambia allenatore di là, cambia allenatore di qua, secondo me ci saranno delle motivazioni altissime. Sono in difficoltà come siamo in difficoltà noi. Loro si chiamano il Fano, hanno fatto la C, noi ci chiamiamo il Chiede, abbiamo fatto la C, perciò sono 2 squadre in questo momento in difficoltà. Io l'ho detto che non è una passeggiata, non sarà una passeggiata. Se non andiamo lì con gli attributi, torniamo a casa ancora feriti. Perciò dobbiamo prepararci ad andare a fare, se si può dire, non la guerra, una bella battaglia e vincere la guerra.